Bene, bentornati, benvenuti, benvenuto chi si è messo adesso in collegamento per questa sessione, una sessione molto importante, ci riguarda tutti, è una sessione che abbiamo costruito con la collaborazione dell'Università Bocconi. Voi sapete che ogni sessione del Festival del Futuro è realizzata, pensata e realizzata in collaborazione con importanti istituzioni. Abbiamo visto nelle scorse sessioni l'Istituto Italiano di Tecnologia, il Politecnico di Milano, l'Università di Verona, Humanitas e altre, che la Commissione Europea stessa, l'ASVIS, eccetera. Questa sessione è in collaborazione appunto con Bocconi, infatti abbiamo due ospiti, di cui uno è Gabriele Grea, ricercatore del Centro Green dell'Università Bocconi. Ci spiegherà tra un attimo cosa fa il Centro Green. Benvenuto Gabriele. E abbiamo Buongiorno. Stefano Sordelli, direttore Future Mobility di Volkswagen Group Italia. Ora, e benvenuto Stefano. Il tema abbiamo intitolato Mobilità e Smart City, nuovi trend di sviluppo. Non stupisca nessuno il fatto che i due temi, Smart Mobility e Smart City, siano citati contemporaneamente, perché non è possibile pensare a una mobilità diversa, migliore nelle città, ma anche tra le città, se non ci sarà una parallela, contemporanea evoluzione di una città che possa consentire una mobilità nuova e diversa. E quindi i due temi sono strettamente connessi e collegati. Stiamo d'altronde osservando una grande capacità di trasformazione che sta andando molto veloce, legata per esempio alle questioni di cui abbiamo parlato nelle sessioni scorse, sia del cambiamento tecnologico sia di quella che è la tematica, grande tematica del, chiamiamolo, cambiamento climatico, chiamiamolo comunque la necessità di realizzare un nuovo modello di sviluppo con nuovi parametri tecnologici, ma anche con una transizione energetica che deve muoversi molto velocemente in funzione del fatto che, ci dicono gli scienziati, tra 5 o tra 10 anni, se non facciamo qualcosa di molto velocemente sotto questo profilo, ci potrebbero essere delle conseguenze veramente difficili da gestire o addirittura irreversibili. Quindi darei innanzitutto la parola a Gabriele Grea, perché Gabriele ha analizzato, studiato e molto scritto anche su questi temi, e ti chiedo, Gabriele, di darci una visione complessiva di quanto si sta realizzando all'interno delle città e all'interno anche del grande settore dei trasporti, della mobilità, dei comportamenti dei cittadini, degli investimenti delle aziende. Insomma, c'è tutto un mondo che si sta evolvendo e del quale adesso parleremo. Prego, Gabriele. Certo, grazie mille Enrico. Io mi presento brevemente, sono Gabriele Grea, ricercatore presso Green Bocconi. Green sta per Centro Ricerca su Geografia, Risorse Naturali, Ambiente e Energia delle Reti. In particolare faccio parte dell'area che si occupa di economia dei trasporti, e il mio interesse è proprio focalizzato sul trasporto pubblico locale, sulla mobilità sostenibile, soprattutto in ambito urbano. Detto questo velocemente, il legame tra mobilità e ambiente ed energia è un legame assolutamente forte e importante, e la città è il contesto, uno dei contesti vulnerabili dal punto di vista territoriale all'interno dei quali queste, la sinergia tra questi tre aspetti è particolarmente importante. Che cosa succede in questo contesto? Succede che in particolare con riferimento agli ultimi anni la consapevolezza di queste interazioni ha portato allo sviluppo di una serie di strategie, di azioni, di policy che sono sempre più focalizzate al far coesistere istanze di sostenibilità economica e sviluppo e attrattività del territorio, tipicamente coadiuvate da un sistema di trasporto efficiente ed efficace, con necessità di miglioramento dei parametri ambientali, tra tutti la qualità dell'aria,
ma pensiamo anche agli impatti a livello globale di gas serra e così via, e chiaramente la necessità di diciamo, proporre un utilizzo sempre più efficiente e meno impattante sull'ambiente delle risorse energetiche, considerando che la città rispetto ad altri ambienti è un contesto fortemente energivoro e dove le opportunità di generazione di energia sono solitamente maggiormente limitate o limitate ad alcune opzioni, diciamo, solo parzialmente rinnovabili. Che cosa si sta facendo? Tante azioni, spesso coordinate da piani, come per esempio i piani urbani della mobilità sostenibile, oggi lo strumento principe, per, l'evoluzione delle politiche di mobilità, agiscono sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta. Dal lato della domanda con, azioni volte a supportare e incentivare questo meccanismo, insomma, già di transizione comportamentale che noi vediamo nei comportamenti dei cittadini verso una mobilità meno orientata al possesso del mezzo di trasporto, più orientata alla multimodalità e all'utilizzo di differenti opzioni di trasporto. Ma che vanno chiaramente tendenze che vanno sostenute e incentivate. Dal lato dell'offerta, un mix di azioni, diciamo, dal punto di vista dello sviluppo dei mercati della mobilità, ma anche dello sviluppo, della ricerca e sviluppo, in termini di innovazioni tecnologiche e supporto all'applicazione delle tecnologie pulite, sono, chiaramente un pool di attività e di azioni che vengono supportate dal decisore pubblico e che sono volte ad un miglioramento appunto della sostenibilità a tutto tondo della mobilità nell'ambiente urbano. Pensiamo alle tecnologie pulite, al processo di elettrificazione del trasporto pubblico locale, delle flotte private, all'infrastrutturazione del territorio per la mobilità elettrica, ad esempio, pensiamo all'utilizzo delle tecnologie di comunicazione per migliorare e ottimizzare i sistemi dei trasporti e prepararli allo stesso tempo per quella che sarà la grande rivoluzione della guida autonoma. Pensiamo anche all'utilizzo delle tecnologie di comunicazione, quindi un terzo livello di rete. Per quanto riguarda l'integrazione, per favorire il processo naturale di evoluzione verso una mobilità integrata, una cosa che la domanda di trasporto che i cittadini già si aspettano da un sistema moderno di trasporto a servizio della città e del territorio. Grazie Gabriele, è chiarissimo questo schema, ci fa pensare che ancora una volta l'evoluzione dei sistemi di trasporto e quindi della mobilità debba andare di pari passo con l'evoluzione del resto del sistema e hai ben definito il fatto che questo sistema che noi chiamiamo città e anche collegamenti tra le città e quindi territorio si basa su un'evoluzione tecnologica in molti ambiti, a partire da quello della digitalizzazione dell'informatica, senza il quale molte cose non possono accadere. Quindi c'è un lato della domanda, siamo noi, la domanda dei cittadini, e cittadini, e questo è un tema di cui forse non si parla abbastanza, perché si parla molto del lato dell'offerta, e adesso andiamo a parlare di questo con Stefano Sordelli, ma prima di dargli la parola ricordiamo che qualunque tipo di evoluzione venga fatta nel sistema stesso, parlo di sistema perché ci sono tante componenti di cui adesso abbiamo solamente magari accennato, ma siamo ben consapevoli che è un sistema complesso, con un'offerta di oggetti, strumenti, possibilità di utilizzo e via dicendo, e questo viene fornito dalle aziende e anche dalle amministrazioni, ma c'è un lato della domanda, il lato della domanda siamo noi, i nostri comportamenti. Questo richiederebbe magari una mezz'ora
solamente per parlare di questo, ma dobbiamo essere ben consapevoli che qualunque cosa venga messa a disposizione dei cittadini e delle persone richiede poi dei comportamenti coerenti delle persone che devono adattarsi a questo genere di cambiamenti. Quindi Stefano Sordelli, Volkswagen è un grande gruppo, è un gruppo mondiale, uno dei principali e naturalmente oggi la domanda che viene fatta a chi produce veicoli per spostarsi di qualunque genere essi siano, sta procedendo verso una trasformazione velocissima che magari se non ci fosse stato il condizionamento generale, planetario della questione del cambiamento climatico e della transizione energetica verso forme più pulite, quindi abbandono del carbonio e delle fonti fossili verso energie rinnovabili, avrebbe avuto tempi diversi. Quindi c'è anche una forzatura da questo punto di vista alle quali le aziende devono corrispondere. Allora, come Volkswagen vede e come tu vedi la transizione che è in atto della mobilità è connessa al cambiamento sistemico e come quello che state facendo. Grazie. Grazie mille Enrico, ma mi ricollego a quello che diceva Gabriele, perché in un mondo che cambia e cambia velocemente, chi, come dire, era protagonista del mondo precedente e vuole continuare ad esserlo, deve inevitabilmente cambiare, deve guardare i macro trend e tenere conto di quello che accade. E io credo che, come dire, uno dei macro trend maggiormente in atto sia ovviamente quello del cambio climatico. Per tale motivo, poi come gruppo ci siamo dati un obiettivo molto chiaro, che è quello al 2050 di andare a essere neutrali per quanto concerne le emissioni di CO2 lungo tutto il ciclo produttivo. E quindi questo, come dire, obiettivo che sembra molto poi lontano al 2050 a livello industriale, in realtà è dietro l'angolo, perché vuole dire che nel 2040 dovremo smettere di vendere vetture così come le conosciamo oggi, e quindi vuol dire che a livello industriale già fra 5-6 anni i nostri ingegneri penseranno a vetture, come dire, a emissioni zero. Quindi, ovviamente questa sfida comporta che cosa? Comporta dei grandi cambi in termini industriali, comporta progettare prodotti che sono molto diversi da quelli odierni, basati tutti su un tipo di mobilità differente, di alimentazione differente, che è l'alimentazione elettrica, perché ad oggi il mezzo più efficiente che conosciamo e che abbiamo già oggi pronto per poterci proprio spostare in termini anche di diciamo efficienza, sia per quanto riguarda dispersione di quella che è l'energia, che per quanto riguarda le emissioni è il mezzo elettrico. Quindi abbiamo intrapreso questa sfida, questa strada che ci sta cambiando all'interno. È una sfida importante perché non vuole dire solo, come dire, fare quello che magari sappiamo fare meglio, quindi progettare vetture che sono alimentate dal motore elettrico, ma vuol dire anche guardare, come dire, a un sistema diverso di approvvigionamento che si basa non più sull'ingegnerizzazione del motore endotermico, ma che guarda alle batterie. E quindi questo vuol dire anche sviluppare un business che è quello delle batterie legate agli ioni di litio, che, come dire, in Europa non esiste o fino a poco tempo fa non esisteva, e quindi vuol dire anche sviluppare un comparto di business nuovo, non solo, diciamo, per quanto riguarda la nostra azienda, ma per quella che può essere poi la sfida futura che ci riguarda, e guardando anche all'Europa e agli investimenti del Recovery Fund, ecco, anche in questo senso, no, è importante. Però poi vuole dire anche, come dire, convertire impianti produttivi ad un nuovo tipo di mobilità, vuole dire anche guardare a nuove forme di business, perché se, come dicevate tu e Gabriele, cambia il mondo che ci circonda, cambia la città che ci circonda, beh, vuol dire anche che sta cambiando la mentalità di chi utilizza le auto, sta cambiando anche il modo di intendere l'auto, e quindi possono nascere forme di business come quello delle vetture condivise, del quale comunque vogliamo essere parte, perché comunque il nostro modo di vedere il futuro, diciamo, è guidato dal passare da produttore di auto, come siamo stati per tanti anni, a fornitore di mobilità a 360 gradi. Quindi questo vuol dire entrare anche in nuove forme di business, come la mobilità condivisa, che però intendiamo ovviamente solo legata alla mobilità elettrica, e che è poi un primo passo nello sperimentare anche quelle forme di connettività legate alle autovetture, connettività ovviamente
intanto da remoto per dare un servizio al cliente, ma che poi ovviamente su vetture di nuova generazione, come le vetture elettriche, diventano sempre più, come dire, diciamo estreme, fino a portare poi un domani alla connettività proprio estrema per eccellenza, che è quella poi legata alla guida autonoma. Quindi anche da questo punto di vista stiamo facendo grandi investimenti, insomma è informazione di questi giorni che il gruppo, insomma, nei prossimi anni investirà oltre 73 miliardi di euro, molti legati, oltre 35 legati alla mobilità elettrica, ma quasi 30 legati alla digitalizzazione, perché comunque la mobilità del futuro è sì auto elettrica, è sì ferro, ma è molto software. Quindi sempre più l'auto sarà meno ferro e più software. Quindi in questo senso sarà anche fondamentale lavorare. E quindi questo è uno degli altri grandi cambiamenti che ci riguardano, insomma, in generale al nostro interno. Abbiamo creato una unità di business che ha il compito proprio di riunire quelle che erano le partecipate all'interno del gruppo, che è molto grande, che si occupavano in modo diverso di software e che oggi sono riunite in un'unica unità che nei prossimi anni, come dire, riunirà nel breve periodo più di 3.000 esperti digitali, ma a tendere diventeranno 10.000 e che avrà il compito proprio di sviluppare, come dire, una piattaforma software comune per il gruppo, piuttosto che esternalizzare come dire, processi che riteniamo invece fondamentali per il futuro, stiamo internalizzandoli. Grazie Stefano, prendo immediatamente questa bellissima immagine che ci hai proposto, vale a dire del veicolo come un software in qualche modo circondato, no, da qualche cos'altro che è il ferro. Fino ad oggi, il ferro per intendere tutti i materiali e la sua componente fisica concreta. Noi oggi parliamo molto spesso, da tanto tempo in realtà, dell'azienda come un centro di dati, no, attorno al quale si è sviluppato e si sviluppa la capacità di offerta. Qualcuno ha detto ogni azienda è un'azienda digitale, every company is a digital company. Se non lo era 10 anni fa, ci avviamo adesso a che lo sia. Quindi questa immagine è molto opportuna perché ci fa capire come sta cambiando e torneremo su questo punto fra un attimo. Ma vorrei chiedere a Gabriele Grea. Gabriele, è chiaro che ci sono molte componenti nel momento in cui si deve far cambiare un intero sistema. Tu hai sottolineato già l'importanza dell'evoluzione tecnologica, così come parallelamente c'è uno sviluppo produttivo di chi fornisce i mezzi, i device, i dispositivi per muoversi, ma c'è anche l'aspetto infrastrutturale, le città, appunto. Allora l'impressione è un po' che forse le aziende, il pubblico e il privato, chiedo scusa, si stia muovendo e quindi la tecnologia, la capacità produttiva, la capacità di innovazione, di investimento, eccetera, nel campo privato si stia muovendo con ritmi diversi e più veloci rispetto alla capacità generale, infrastrutturale delle città di predisporre l'ambiente nel quale tutto questo deve inserirsi per consentire il grande cambiamento. È così? È un'impressione o tu hai testimonianze diverse? Ci sono esempi di città che sicuramente sono più avanzate, ma mediamente insieme forse c'è ancora questa disparità. Ma vedi, in realtà, allora, le città, come dicevi bene tu, sono le città, le regioni, i territori, sono, diciamo, hanno come ruolo quello di preparare il terreno, di creare le condizioni, necessarie, affinché, le tecnologie possano essere applicate, sperimentate ed applicate, con un obiettivo ben preciso, che è quello del migliorare la vita dei cittadini e quindi la sostenibilità dell'ambiente urbano. Ci sono tantissimi aspetti, è chiaro che non si può demandare questa strategia solo ad interventi infrastrutturali, che pure sono importantissimi. Ci sono aspetti meno materiali, ma altrettanto importanti, che sono comunque in fase di sviluppo. Pensiamo per esempio all'ampliamento, delle limitazioni al traffico e la creazione di un ambiente, più vivibile, per la mobilità, non motorizzata, e come questo ha riflessi anche sull'intelligenza richiesta, ai veicoli e sulla gestione dei dati. Noi abbiamo esempi come Barcellona con piani ambiziosi di ridisegno della città, oppure Parigi con piani ambiziosi di ridisegno anche dei tempi della città,
che stanno gettando le basi per un modello totalmente nuovo. A queste azioni vengono affiancate chiaramente attività su livelli differenti di carattere infrastrutturale, non solo sull'infrastruttura, diciamo, fisica, stradale o dedicata per quanto riguarda differenti tipi di mezzi, su cui comunque ci sono tantissime azioni già di implementazione di sensoristica, nuove soluzioni, ma anche su livelli differenti, il livello, diciamo, delle reti energetiche, con la necessità di preparare il territorio ad un diverso utilizzo dell'energia per la mobilità. Pensiamo ai piani di elettrificazione, per esempio di totale elettrificazione del parco autobus di Milano, con la creazione di nuovi depositi che avranno interazioni differenti con le reti energetiche. Pensiamo alla riorganizzazione più ampia in tutte le maggiori città europee all'avanguardia del sistema dei cosiddetti open data, quei dati e quelle informazioni che sono fondamentali per far funzionare una mobilità sostenibile, integrata e senza cuciture, dicono gli inglesi, in modo da fornire delle risposte a una domanda che è sempre più composita, sempre più complessa ed esigente dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo. Quindi qualità, emissioni, connettività e così via. Dove sta il veicolo in questa strategia? Chiamiamola automobile oggi. Il veicolo, è prevalentemente un nodo di tre reti che Stefano ha menzionato prima. La rete di mobilità, che non è fatta solo di proprietà, ma è fatta di condivisione, è fatta di multimodalità e così via. La rete energetica, che come abbiamo detto prima, è un elemento chiave, da ricalibrare, da ripensare, in funzione sostenibile. E le reti di comunicazione, quindi quell'interazione infrastruttura, veicolo, che oggi siamo diciamo, ha dei protocolli comunicativi abbastanza, diciamo, tradizionali e non digitali, diventa, diciamo, un nuovo sistema che va verso una mobilità sempre più automatizzata, ma soprattutto va verso una mobilità sempre più integrata, sicura e sostenibile e diciamo, compatibile con le istanze dell'ambiente e della qualità della vita. Grazie. Chiaramente il quadro che tu hai dipinto richiama la necessità che ci sia un fortissimo coordinamento tra pubblico e privato. Chiaramente tutto questo non può evolvere nello stesso modo a seconda in tutti i contesti territoriali. Ci sono delle realtà più avanzate, realtà che sono pilota rispetto ad altre. Io penso che occorrerà probabilmente nei prossimi anni dare un'accelerazione alla parte infrastrutturale rispetto alla capacità realizzativa dei, per esempio, produttori di veicoli o addirittura, come richiamava Stefano, anche tutta la questione delle batterie, che ci ricorda anche il fatto che nelle città, appunto, se ci saranno molti più veicoli elettrici, occorrerà che diventi molto facile l'approvvigionamento, mentre oggi sicuramente un fatto infrastrutturale molto in ritardo, almeno nel nostro paese, è il fatto che non ci sono punti di ricarica, le famose colonnine o altre situazioni in cui sia possibile un maggiore utilizzo e migliore, più rapido utilizzo dell'auto elettrica che viene proposta quindi ai cittadini già a dei costi superiori rispetto agli altri mezzi, almeno fino a questo momento, ma che poi hanno anche magari delle difficoltà di questo genere. Cosa dici, Stefano? Qui c'è un punto molto molto importante che tu hai già toccato e che ti chiederei un po' di sviluppare, perché chiaramente nei prossimi anni noi sappiamo che tutte le case automobilistiche da un certo momento in poi
molto vicino nel tempo, tra 2, 3, 4, massimo 5 anni, metteranno sul mercato solo veicoli ad alimentazione elettrica, lo richiedono anche le normative internazionali oltre che quelle nazionali. Questo naturalmente potrà evolvere nei limiti in cui ci sarà la possibilità economica ma anche infrastrutturale di farlo evolvere. E poi c'è l'altro aspetto che tu hai già richiamato, che è quello di concepire il veicolo all'interno di uno schema integrato, come ci ricordava Gabriele, il veicolo come elemento di connessione rispetto a tanti altri punti della nostra esistenza, per cui appunto diventa un punto dal quale noi potremo fare tante cose che non sono più semplicemente quello di spostarsi da un punto all'altro. Ecco, come vedete voi questa evoluzione per i prossimi anni? Allora, il primo punto che hai sollevato, che è quello dell'infrastruttura, è molto importante, nel senso che un produttore di auto può portare sul mercato la migliore vettura possibile con una grandissima autonomia, però poi ci deve essere un sistema paese in grado ovviamente di ricaricare questa vettura. Abbiamo dei piani nazionali, quindi non nostri numeri, ma piani nazionali, parlo del PNEC, il Piano Nazionale Energia e Clima, che parla di 4 milioni di auto elettriche circolanti nel nostro mercato al 2030. Ecco, per raggiungere quegli obiettivi ovviamente serve che il parco circolante cresca in parallelo con quella che è, diciamo, l'infrastruttura di ricarica. Non solo da un punto di vista, parlando di infrastruttura di ricarica, riguardo alla quantità di punti di ricarica, perché ad oggi in Italia ci sono circa, potremmo dire, su per giù 16.000 punti di ricarica. Il rapporto fra punti di ricarica e circolante in realtà è 1 a 2,5, quindi non stiamo parlando di problemi a ricaricare la vettura perché ci troviamo in coda. È più che altro andare intanto a coprire in modo armonico tutto il paese, e oggi non è così perché la maggior parte dei punti di ricarica sono nel centro-nord, ma dall'altro anche, come dire, favorire una crescita in quantità ma anche in qualità dell'infrastruttura di ricarica. Faccio un esempio su tutti. Noi abbiamo maggiormente bisogno di un'infrastruttura di ricarica a media e soprattutto alta potenza lì dove serve, per esempio in autostrada, per esempio lungo le tangenziali, lungo le strade extraurbane, ma poi attendere, farla arrivare, avvicinare anche ai centri città. Ovviamente lì dove c'è più disponibilità di energia, ma questo perché? Perché in realtà in questo modo riusciamo sempre più, cosa che già oggi in realtà è possibile fare, ma a portare la mobilità elettrica al di fuori dell'alveo urbano a tutti, come dire, i potenziali consumatori, perché se all'inizio, come dicevi tu giustamente, chi ha scelto 5-6 anni fa la mobilità elettrica lo faceva per sua scelta, era un cosiddetto early adopter, si andava incontro a indubbi, come dire, problemi, i costi delle autovetture maggiori di quelle endotermiche, una poca diffusione dell'infrastruttura di ricarica e altre difficoltà, oggi in realtà queste cose si stanno velocissimamente superando e i prezzi delle vetture elettriche sono sempre più e si stanno sempre più allineando a quelle delle vetture tradizionali. L'infrastruttura di ricarica è comunque sempre più diffusa. Certo, il nostro sistema paese si sta adeguando probabilmente non così velocemente a quanto è la tecnologia, a quanto corre la tecnologia. Noi stiamo portando proprio in queste settimane sul mercato le nostre prime vetture elettriche native, che nascono su una piattaforma dedicata alla mobilità elettrica, che grazie a questo consente di ottimizzare le autonomie, ottimizzare i tempi di ricarica, ovviamente far scendere i prezzi a cliente finale, per cui insomma una vettura come ID3 che il brand Volkswagen ha lanciato proprio in questi giorni sul mercato, con la batteria da 330 km avrà un costo per il cliente finale in linea con quello di una Golf Turbo Diesel a parità di equipaggiamento, quindi già oggi possiamo iniziare a parlare di vetture allineate. Ecco, questo tipo in termini di prezzo, questo tipo di vetture, poi ritornando anche al secondo punto che trattavi, saranno vetture poi connesse e facilmente con software facilmente aggiornabili, ma che porteranno
al loro interno una serie di servizi al cliente, quindi diventeranno un vero ecosistema per il cliente, per chi ciascuno di noi le guida inserendo il proprio ID, no? Un po' come facciamo con gli smartphone. Per cui sarà possibile da queste vetture, in quanto sempre connesse, andare a pagare il parcheggio in car. A entrare in autostrada e magari per il tratto di autostrada che sto facendo, perché se so che c'è molto traffico, acquistare, come dire, un'estensione della mia assicurazione con una copertura casco, avrò la possibilità dalla vettura magari di, avvicinandomi alla città, riservare già il mio veicolo in sharing, perché lascerò l'auto con la quale io sono entrato in città in un parcheggio di scambio e quindi avrò bisogno di muovermi in centro in modo diverso, che sia un monopattino, un motociclo o un'altra vettura, così come altri servizi a valore aggiunto per il cliente che consentiranno insomma di avere una vettura e guidare un mezzo sempre più interconnesso e come dire, non più no, isolato un po' come eravamo abituati a vedere, a pensare alla vettura magari qualche anno fa. Sì, queste sono tutte indicazioni che credo interessino veramente tutti noi. Abbiamo la necessità di capire in che modo evolve questo sviluppo dell'auto elettrica, perché sembrerebbe, c'è naturalmente chi ipotizza anche altre possibilità, quella dell'auto idrogeno, ma concentriamoci in questo momento sull'auto elettrica perché è quella che è, diciamo, la prospettiva e la scadenza più vicina che noi abbiamo e siamo già orientati in questa direzione. Aggiungerei solo un elemento che credo che sia importante per connetterci anche alle altre sessioni che abbiamo avuto fino adesso, ossia che la stessa auto elettrica, nel momento in cui è in ricarica e nel momento in cui non ha bisogno di utilizzare, per esempio, di notte l'energia che ha immagazzinato, connessa alla cosiddetta smart grid e quindi alla rete elettrica nazionale o internazionale intelligente, può addirittura restituire, energia o può, che può essere utilizzata in momenti di domanda particolare e quindi con un vantaggio anche economico rispetto al proprietario dell'automobile, ammesso che continui a esserci un proprietario e non si vada a un sistema generalizzato di sharing. Bene, abbiamo esaurito il nostro tempo, ci sarebbero purtroppo, perché ci sono veramente moltissimi aspetti che dovremmo e potremmo approfondire, ma insomma anche in questo caso, come per tutti gli altri argomenti che abbiamo toccato in questi 2 giorni, torneremo all'interno del Festival del Futuro a trattare il tema della Smart Mobility e della Smart City sono centrali veramente all'interno di tutti questi analisi e discorsi che stiamo facendo. Quindi grazie a Gabriele Grea, grazie anche a Stefano Sordelli. Vi do appuntamento alle 14 per la prossima sessione in cui avremo, grazie a Pertile, dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar che ci parlerà delle frontiere del trattamento delle patologie degenerative dell'occhio, della retina. È un argomento anche questo importante. Importantissimo, quindi ci vediamo più tardi.